Buon pomeriggio, youtuber, sono Sara Shala New Wolf e oggi, venerdì 12 gennaio 2018, siamo in un nuovo video gameplay di Nintendo Plus Cats. Stavolta siamo tornati sulla versione Barboncino Nano, che ovviamente non ho abbandonato. Anzi, ci sto giocando tutti i giorni e addirittura più delle altre versioni, incredibilmente. Anch'io non ci credo. Allora, come avrete capito dal titolo e dalla miniatura del video, stranamente, ho deciso di prendere un gattino. Non pensavo di prenderlo perché mi ero già guardata un po' intorno e non mi facevano impazzire, devo essere sincera. E poi comunque io i gatti preferisco sempre prenderli femmine perché gli accessori ci stanno meglio, bla 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 bla, però vabbè. Mi sono rimasti due spazietti dove veramente devo prendere due maschi, allora il gatto l'ho preso maschio, ma mi va benissimo lo stesso. Andiamo nel gioco. Però per la prima volta ho deciso di prendere un gattino sia di questo colore che non l'ho mai avuto, scuro in questo modo. E inoltre, forse da lì non si vede, ma questo gattino ha le zampe cortissime. E di solito non mi sono mai piaciuti, però volevo provare. È davvero bellino. È strano, ha le zampe cortissime. Io gli ho dato un nome fantastico. Ho deciso di chiamarlo Shaka perché, vedete, ha le zampe corte. Perché è il nome, siccome questo gatto è un bengala, bengalese, insomma, no? E mi ricordava molto un leopardo, insomma, una cosa molto africana, diciamo. Allora, per restare in tema Africa, ho cercato in un sito di nomi africani qualche nome carino, insomma, insomma, con i significati vari. E ho trovato questo nome, che praticamente è il nome di un antichissimo, tipo prima dell'impero romano, qualcosa del genere, di un capo tribù, non mi ricordo come. Aspettate, ve lo cerco subito. Zulu. Ecco, una tribù Zulu è una tribù africana, insomma, e quindi, visto che è anche un nome a 5 lettere, io ormai in questo gioco darò tutti i nomi a 5 lettere ai miei cuccioli, è perfetto come nome, mi piace anche, e quindi ho deciso di chiamarlo Shaka. Shaka? Guardate che zampe corte che ha! Mio Dio, ma vedete quanto sputacchio oggi? Schifo. Oggi, cioè. Eccolo! Non dedicherò tanto tempo ai gatti, cioè, perché comunque alla fine non fanno niente di che, a parte portare i regali, ma boh, non so se me li porteranno. Se me lo porterà lui solo. Shaka? Oh. Chiaramente foto come se piovesse. Ho anche 5 polli, quindi adesso glielo do. Shaka? Shaka? Buggatissimo, eh. Ah. che carino. Shaka? Shaka? Sentiamo come gli diventa la voce. Non lo vuole? Shaka? Bellino, adorabile.
Shaka. Oh, dai, non mi riesce. Shaka. 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 Oh. Povero puzzolo. Shaka. Shaka. C'è ancora la voce. Quindi adesso mi è rimasto soltanto un posticino per l'ultimo cucciolo. Che ovviamente sarà un maschio. Dai. Voglio vederti risplendere. Dai. Oh. Oh. E lui è bellissimo quando gioca con questo. Cosa fa? Foto random. Non vai a giocare. Ah, ce l'ha lei. Rrr. Comunque Shaka l'ho preso ieri sera. L'11 gen... Oh! Non ha fatto niente. Va molto d'accordo con Nakai, ma gli sta sulle balle. Diva, ci ha litigato un sacco. Ieri gli soffiava. Invece con Nakai proprio zero. Si mette a dormire anche accanto a lei, quindi. Cioè. Dove sono le canne per i gatti? Le canne da fumare, ovviamente. Dai. Eccola. Pup, pup, pup. Io sono stata a una mostra felina il mese scorso, qui nella mia città, e ho comprato una canna come questa, molto simile. E uno dei miei quattro gatti la adora, mentre gli altri tre proprio non la cagano, oppure hanno addirittura paura. Cioè. Gatti stupidi che ho io. È molto, davvero molto simile a questa. Ha le piume in fondo e mi sembra che sia blu. Sì, anche la mia. 5 euro. Però è grande, non è piccolina. È abbastanza cicciotta. Guardate come lo punta, guardatela giù. Il mio gatto lo fa diventare matto con questa farina. No, mi è scappato. Pa pa pa.
Perfetto, hai capito che cosa volevo fare. Tutte foto uguali sto facendo, però. Dettagli. Carino. Dov'è? Non trovo le cose. Oh. Fatto un salto. Dio, ho girato tutta la fotocamera. Vedete, con Nakai ci gioca? Invece Diva non la sopporta. No, girato al contrario. Pazzisce. Ah, la stanchezza, eh. Tutte foto identiche. Però voglio vedere se riesco. Se si voltasse, ma sta fissando il vuoto, tipo. Ah, che cosa fa? Ho mal di testa oggi. Ora vado a prendere qualcosa per questo mal di testa, eh. Comunque, scendiamo un pochino. Vi faccio vedere le cosucce. E dai, stai fermo. Oh. Shaka purtroppo è sottopeso, fame e sete normale, adesso gli diamo sia da mangiare che da bere, pelo corto splendente. È un maschio, un gatto comune. Ed è un maschietto pieno di gioia di vivere, affascinato da tutto ciò che lo circonda. 109 punti. Diva, sono andata abbastanza avanti. Oggi arriva a 1000 punti. I comandi purtroppo. Domani finisce di impararli tutti, compreso Ulula, poi sbloccherà domani. E domani potrò fare la Nintendox della prova di obbedienza. Che bello. Esultate gara, ha vinto la maestra del disco, la prova di inseguimento l'ha vinta ieri e la maestra di obbedienza. Vedete? È già ha vinto subito la prova di inseguimento. Proprio lui se faceva proprio schifo. C'è poco da fare. Nakai adesso ha vabbè. 3600 punti, dai. Che è successo? Ok. La sciacca? Ah. Deve mangiare. Sottopeso, quindi gli do da mangiare la roba sua. Che carino, sciacca. Comunque, io non ho altro da farvi vedere, anche perché, come sapete, i gattini Nintendo più Cats fanno ben poco. Aspettate. Fotona! Ah, vediamo che entra dentro il mobile. Ah, spettacolo. Sì, è dentro il mobile. Che carino.
poteva anche andare più in alto, se non sbaglio. Sì. Oh. Che figata. Adesso scende. Che bellino. Comunque, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Per il momento vi saluto qui e ci vediamo nel prossimo video con l'ultimo cucciolo, immagino. Grazie per aver visto questo video. Ciao a tutti!